Ed ora sentiamo un altro racconto che tutti avete letto sulle pagine dei giornali. Lasciamo la parola a Graziano Stacchio. Se sono qui oggi, per me è un dovere per ringraziare questa parte politica e voi per la solidarietà che mi avete dato. Quella sera del 3 febbraio 2015, quella maledetta sera, purtroppo mi sono trovato in una situazione dove o ti giri dall'altra parte o agisci. Non ho avuto il coraggio di girarmi dall'altra parte perché era un dovere per me, me lo sentivo. Lì c'era da difendere mio figlio, la ragazza che c'era all'interno, che già aveva un precedente. Poi è arrivato Robertino e mi sono trovato praticamente in un coinvolgimento dove che non era un film, purtroppo, era una amara realtà. Ma quei pagliacci lì con le maschere da pagliacci e con proiettili, con armi che sparano proiettili parabellum che possono uccidere una persona a mille metri. Ho visto Zancan che praticamente sotto il tiro di queste persone, di questi disgraziati. E non ho esitato a intervenire. Quello che poi è successo è nella cronaca. Io la ritengo, quella mia presenza oggi e quella che di mia e di Zancan, una crociata. Perché è una cosa incredibile. Io ho portato una legge che porta il mio nome a Bruxelles da 2 anni, non ho tutta risposta. E ci sente dire cose che praticamente... Io mi chiedo in che mondo viviamo. Perché vedete, guardate, che l'autodifesa è un diritto di tutti. Non si può... Il dovere di difendere è sancito dalla Costituzione, dalla Chiesa Cattolica. Un carabiniere, un poliziotto, ce l'ha l'arma per quello. E poi ci sono le leggi che ti appianano, ti mettono al pari del delinquente. E questo io non lo accetto. Non lo accetto e non lo accetterò mai. Perché quello che io ho fatto quella sera... Per me non è un atto di eroismo, era un dovere. E se non c'era Zancan che mi attaccava come un mastino, io ero nei guai fino al collo per la legge. Nonostante che dalle telecamere, dalle testimonianze e praticamente dai rilievi dei RIS, io risultavo praticamente aver dato la legittima difesa totale e avere praticamente subito per 4 volte provocazione senza darla. Quello che io ho ferito, non ucciso, ferito, che poi si è messo a aiutare i suoi al volante della macchina poi, che è morto, me lo sono sentito addosso come praticamente un crimine. E questo non è una cosa bella, perché già il dispiacere c'è, perché umanamente il dispiacere c'è, ma che mi mettano a confronto della mia coscienza, questo no. Questo è una cosa assurda. E la procura, la magistratura, questo deve discutere. Poi, ripeto... Che la porta di casa mia è un limite invalicabile a 2-3 di notte, non viene nessuno. E va via, se no va via disteso. E mi fermo qui, guardate, perché ci sarebbero tante cose da dire, ma ancora chiudo ringraziandovi per la vostra solidarietà.